salve a tutti, io sono Ciprian e devo dire che io questo viaggio l'ho voluto fare senza prefiggermi uno scopo. Però ho notato che col passare dei giorni io ho preso quello che la Madonna mi ha voluto dare e ho cercato di farlo mio. E devo dire che veramente è stata un'esperienza bellissima, in quanto ho potuto accrescere la mia fede molto di più rispetto ad altre passate esperienze che ho potuto fare. Sono veramente felicissimo. Grazie mille, Madonnina mia. Ciao, sono Gabriele e in questo viaggio sono partito intanto con il fatto che non pensavo che questa esperienza mi portasse tante risposte, tante soluzioni. Sono davvero contento di aver partecipato a questo viaggio ed è una delle esperienze che ti segnano. Sono Luigi e allora questa esperienza a Medjugorje è stata veramente fantastica, non solo perché abbiamo vissuto dei momenti importanti che personalmente mi hanno cambiato, ma soprattutto anche perché siamo stati vicini a delle persone e grazie a Padre Calogero possiamo fare esperienza di questo grande viaggio e portarcelo con noi anche ora che siamo a Palermo. Un bacione a tutti veramente di cuore e grazie a tutti coloro che hanno permesso questo viaggio. Sono Alessandra, io sono partita con uno scopo ben preciso, ma arrivato lì ho sentito la presenza della Madonna, ho sentito la presenza di pregare per tutte le persone che mi avevano chiesto di pregare per loro e soprattutto mi ha donato tanta pace e tanta serenità interiormente. Io volevo ringraziare tutte le persone che hanno permesso di questo viaggio e soprattutto ha rafforzato in me tantissima fede, quindi per me è stato uno dei viaggi più stupendi e sensazionali. La Madonna ha avuto fiducia nel giovane, ha scelto sei giovani. Non è vero che i giovani non vogliano o amano Dio, non è vero, non lo conoscono perché noi non abbiamo mostrato a voi chi è Lui. Con nostra ipocrisia, con i nostri valori che non sono di mondo, abbiamo contaminato
vostro desiderio, per Dio. Scusateci, eh? Non è vero che non giovani non sono innamorati di Dio. Non è vero. L'amore radicale vive nel voi. Voi soltanto cercate la verità. Scusateci che non vi abbiamo mostrato la verità. Pregate per noi. Dovete essere voi che mostrate al mondo e a noi chi è la verità. Gesù Cristo è vivo. Vale la pena soltanto dare la vita per Lui, di vivere per Lui. Niente altro vale. L'ho visto tutto il mondo. Tutto. Assaggiato tutto. Provato tutto. Tutto lascia un vuoto di più grande. Auguri, veramente auguri. Grazie. Ecco chi siete voi giovani. Ecco chi siete. Siamo venuti, o madre cara, da ogni parte della terra, ti portiamo le nostre pene, con le gioie e le speranze. Regina della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il divino figlio. Guardate la Chiesa intera, stella estrema di salvezza, ti preghiam con voce ardente, rendi puri i nostri cuori. Regina della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il divin figlio. Ciao a tutti, io sono Valeria. E io sono Emanuela. Questo viaggio mi ha trasmesso sicuramente molta serenità, pace e tranquillità. Ringraziamo tutti quanti la comunità e tutti coloro che hanno finanziato il nostro viaggio. Questo viaggio mi ha reso molto partecipe e mi sono emozionato molto durante questo viaggio. Thank you.
io sono Clarissa. In passato io ho fatto già tantissime esperienze, ma sicuramente questa di Medjugorje proprio sarà, non scorderò mai nella mia vita, perché è rimasta impressa nel mio cuore. Poiché io non mi aspettavo niente, non cercavo niente di preciso, ma proprio lì ho sentito la presenza della Madonna che mi ha dato proprio un dono, mi ha fatto riscoprire quello che è veramente la mia fede, e alla fine ho proprio trovato le risposte che cercavo da tantissimo tempo. Ho pregato certamente per tutta la comunità, per tutti voi e per i miei cari. Grazie a tutti. Sono Giovanni, in questo viaggio a Medjugorje ho imparato a conoscere la vera gioia attraverso i miei compagni di viaggio. Ho potuto accrescere la mia fede, ma soprattutto grazie al conforto e le grazie che ha concesso Maria. Ciao, sono Emanuela. Allora, io praticamente ero partita senza un obiettivo, però arrivando qui a Medjugorje ho ricevuto delle risposte che volevo da tempo. E quindi grazie per questa esperienza.
a Medjugorje è stata molto intensa e particolare. Il posto è bello di suo, ci sono tanti luoghi in cui puoi davvero concentrarti e fare i conti con te stesso e con la tua spiritualità. Ma la cosa più bella è proprio l'atmosfera che c'è lì. Vieni coinvolto dentro, ti apri il tuo cuore anche attraverso le condivisioni che abbiamo fatto con il gruppo. E in queste condivisioni ognuno autonomamente diceva qualcosa che toccava nel profondo il cuore degli altri. E questo portava ad una reazione a catena che ci ha davvero liberato da molti pesi, da molte problematiche che ci portavamo dentro. E questo tutto grazie alla preghiera forte che ognuno di noi ha fatto per se stesso e per gli altri. Un'esperienza che a parole non si può spiegare. È stata un'esperienza che mi ha lasciato tanto. Padre Claudio all'inizio mi ha detto: cosa ti aspetti da Medjugorje? E ho detto: naturalmente la richiesta nel cuore c'è sempre di avere qualcosa, però ho fiducia nella Madonna. Sono arrivata lì e nell'arco di pochissimi giorni Medjugorje mi ha stravolto la vita e mi ha dato tanto. Mi ha insegnato molte cose, cioè cosa significa comunità, cosa significa ringraziare l'alto sia quando ti dà che quando ti prende qualche cosa. E di questo ringrazio Padre Calogero, ringrazio tutta la comunità e che dire, vi auguro di vivervi un giorno questa esperienza, perché le parole non servono a niente. Però nel cuore lascia tanto. Ragazzi, sono Valerio Massaro, volevo dirvi che questa esperienza a Medjugorje è stata bellissima. Io ho avuto la fortuna di essere stato per la prima volta nel 2013, ma quest'anno insieme a Fabio e Valentina è stato veramente il colpo grosso. Nel senso, esperienza bellissima, io invito tutti coloro che hanno la possibilità di andare, perché si respira un'aria spirituale, una pace incredibile. Io voglio bene. Ciao a tutti, sono Valentina. Medjugorje è un posto particolare, siamo partiti con tanti pesi addosso e abbiamo avuto la grazia di poterli lasciare lì, la Madonna ci ha aiutato. E fare questo viaggio con Fabio e Valerio e poter cantare davanti alla chiesa i brani dei Nuova Aurora, penso che sia stata un'ulteriore conferma che questo progetto è benedetto dalla Madonna. Ciao ragazzi, sono Fabio. Io posso dire che per me è stata un'esperienza molto forte, è la prima volta che vado a Medjugorje, ho portato la mia famiglia. Un'esperienza personale dove ho ritrovato me stesso, dove ho ritrovato la mia pace, dove ho potuto sentire veramente il bisogno di lasciare i miei progetti, i miei pesi, le mie angosce a qualcuno che potesse prendersene cura. E sottolineo che non era il caso per me di dover andare, dato un lutto in famiglia, un periodo delicato, ma la Madonna ha fatto in modo che io partissi comunque. E mi ha reso questa esperienza molto, molto bella, toccante. Consiglio a tutti di andare. Questo ringrazio Padre Calogero e tutti i ragazzi che sono stati con noi.
ragazzi è stata una delle migliori esperienze che ho potuto vivere. Prima perché vedere le generazioni future che hanno dei presupposti proprio di un cammino verso la verità, verso la santità, accompagnate dalla Madonna, questo mi ha riempito il cuore di gioia e ho ricevuto tanto da loro, dalla loro collaborazione, dalla loro attenzione anche agli anziani, dalla loro presenza sempre allegra e composta. Ecco, il cammino di Medjugorje senz'altro è un cammino positivo perché di verifica, perché ha dimostrato come i ragazzi abbiano fatto un cammino di fede molto ma molto maturo. Infatti questa esperienza è stata una verifica, è una soddisfazione immensa, sia per l'esperienza profonda spirituale che noi tutti abbiamo vissuto, sia anche per loro. Vedere questi ragazzi cresciuti, così maturi, è stata un'esperienza splendida. Ecco, mi pongo con grande gratitudine a questa esperienza che il Signore anche quest'anno mi ha dato di vivere. Non posso aggiungere nient'altro a quello che i ragazzi hanno testimoniato, ma vorrei consegnare ad ogni giovane che è alla ricerca di Dio una preghiera bellissima di San Leone Magno. Oggi i giovani sono molto scoraggiati, a volte si arrendono di fronte ai loro progetti, di fronte al loro cammino. Ma oggi io vorrei, nel nome del Signore, incoraggiarli a volare sempre più in alto, a non fermarsi mai. Ecco, vorrei consegnare questa bellissima preghiera e questo bellissimo invito ad ogni giovane che vuole incontrare se stesso e Dio. Non ti arrendere mai, neanche quando la fatica si fa sentire, neanche quando il tuo piede inciampa, neanche quando i tuoi occhi bruciano, neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati, neanche quando la delusione ti avvilisce, neanche quando l'errore ti scoraggia, neanche quando il tradimento ti ferisce, neanche quando il successo ti abbandona, neanche quando l'ingratitudine ti sgomenta, neanche quando l'incomprensione ti circonda, neanche quando la noia ti atterra, neanche quando tutto all'aria è del niente, neanche quando il peso del peccato ti schiaccia. Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi e ricomincia. E vorrei aggiungere un'ultima cosa: quando il mondo ti crolla addosso, inginocchiati e prega.